mani della mafia e che pagava anche la mafia per stare tranquillo. Il Corriere della Sera ha relegato questa cosetta a pagina 16, che è la pagina di sinistra nei giornali, la pagina di sinistra è la più buia. Quando si vuole nascondere una cosa la si mette nella pagina di sinistra, un po' avanti, soprattutto nella parte interna, quella a ridosso della piegatura, che se uno è in tram o è pressato non apre completamente il giornale e non la vede nemmeno. È il posto dove di solito c'è la pubblicità della pasta delle dentiere, il Callifugo Cicarelli o la rubrica di Ostellino, insomma, che anche se uno non le vede fa lo stesso, no? Ecco, lì hanno messo queste 30 righe su questa sentenzina da niente. L'unica cosa giusta dell'articolo era il titolo, perché il titolista era uno che ha capito. Deve essersi anche domandato, dice, ma perché la mettiamo a pagina 16 in 30 righe? Però ha fatto un titolo corretto che diceva così: i giudici di Palermo, due punti virgolette, dell'Utri tramite fra la mafia e Berlusconi per 30 anni, chiuse le virgolette. Uno lo legge, se ci arriva, no? Se lo nota, dice, ma cos'è, uno scherzo, un pesce d'aprile, fuori stagione, no? Perché com'è possibile che una notizia del genere, se è vera, sia a pagina 16? Se è vera la metti in prima pagina, altrimenti non la metti. Infatti il giornale di Berlusconi non l'ha messa, no? Come fai a mettere una notizia del genere? Poi magari qualcuno capisce, no? Quindi loro hanno giustamente deciso di non metterla. Ma se la metti, come fai a metterla a pagina 16? Andate a vedere che cosa c'è a pagina 16 nella piegatura domani mattina sul Corriere della Sera, nel trafiletto di spalla. Il matrimonio di Anna Falchi e Dell'Utri occupava due pagine del Corriere della Sera. Scusate, Anna Falchi non ha sposato Dell'Utri, ha sposato Ricucci. Le corna della povera Ferilli occupavano pagine intere. Ma vi pare che sia più importante sapere degli affaracci, poveretta, della Ferilli e del marito che se la faceva con un altro, oppure del fatto che Dell'Utri e Berlusconi se la facevano con la mafia per 30 anni? I giornali hanno deciso che è più importante con chi se la fa il marito della Ferilli. Questa è l'informazione. Per cui nessuno ha potuto sapere questa piccola cosa. Immaginate se fossimo un paese libero, ogni tanto è un bell'esercizio mentale, dice, che cosa succederebbe se fossimo una democrazia e non un regime? Andiamo a vedere che cosa succede nei paesi liberi quando scoprono che un ministro non paga i contributi alla Colf, per dire, si dimette. Non fanno in tempo a chiederglielo di dimettersi che si è già dimesso per conto suo. È successo a un ministro di Bush. Non è comunista Bush, il ministro neanche, ma si è dimesso subito. Il ministro dell'interno di Blair si è dimesso perché hanno scoperto che ha raccomandato la bambinaia della sua fidanzata perché ottenesse il permesso di soggiorno un po' prima degli altri. Si è dimesso. Adesso io non so Dell'Utri come si è messo con bambinaie e colf, ma se avesse solo problemi di bambinaie e colf, io personalmente lo farei papa, no? Invece il problema è che questo c'ha problemi di mafia, accertati da una sentenza che l'ha condannato a 9 anni. Allora, immaginate negli Stati Uniti il Tribunale di New York che stabilisce che il braccio destro di Bush, Dick Cheney, ha per 30 anni fatto da tramite fra Bush e Cosa Nostra americana. Ma lo mette a pagina 16 la Washington Post e il New York Times, o lo mettono in prima pagina, 9 colonne, e lo continuano a ripetere fino a quando Bush e Cheney se ne vanno? Questo succede nelle democrazie, ammesso e non concesso che uno come Berlusconi e uno come Dell'Utri in una democrazia seria si possano anche soltanto immaginare di candidarsi, no? Perché è evidente che è inimmaginabile per questo. Perché lì quelli come loro li ammazzano da piccoli, no? Per evitare che crescano, invece da noi restano piccoli e però si candidano e diventano anche presidenti del Consiglio, quindi siamo fatti un po' a modo nostro. Questo è quello che è accaduto. Allora, la domanda è, perché succedono queste cose? La risposta è perché l'informazione è nelle mani loro. Loro, avendo da nascondere queste cose, giustamente le nascondono, potendo. La censura per loro è doverosa, dovendo nascondere certe cose. Non è che possono censurare, hanno l'obbligo di censurare dal loro punto di vista. Altra domanda, perché, lo diceva Saverio, questo accanimento contro Caselli? In fondo sono 6 anni che non fa più il procuratore di Palermo.
Ci hanno detto e ridetto che la mafia ormai è un problema archeologico, superato, si può convivere, non spara più, non dà più fastidio. Ostellino ha proposto anche di rendere legali le attività della mafia per fargli pagare le tasse. Quindi voglio dire, che bisogno c'è di fare una legge a capodanno, di sotterfugio, che inficia tutto l'ordinamento giudiziario per impedire a Caselli di occuparsi di mafia, se è vero tra l'altro che è uno che non ne azzecca mai una? Beh, se uno che non ne ha azzeccata una a Palermo, perché gli vuoi impedire di tornare a occuparsi di mafia? Ma se avesse fallito completamente a Palermo l'avrebbero già fatto senatore a vita come minimo, no? E gli chiederebbero torna a occupartene visto che non sei capace, no? E il problema è che lui a Palermo non ha fallito, ha azzeccato, troverete le cifre, i dati, mai nella storia della lotta alla mafia in 100 anni si erano ottenuti i risultati che Caselli ha ottenuto in 6 anni a Palermo, 650 ergastoli definitivi, centinaia di condanne a 30 anni o meno, 8.000 persone rinviate a giudizio in 6 anni per mafia soltanto a Palermo, 10.000 miliardi di lire di beni sequestrati alla mafia solo in 6 anni solo a Palermo e tutti i mandanti e gli esecutori materiali diretti delle stragi catturati, processati e condannati all'ergastolo alla faccia del fallimento. E per questo sono i meriti di Caselli che Caselli deve pagare con questa legge, non i demeriti, perché se ci fossero dei demeriti l'avrebbero premiato. Il fatto è che lui ha dei meriti e che lui di solito quando si occupa di qualcosa, prima terrorismo e poi mafia, ci azzecca, è per quello che non deve più occuparsi di mafia. Allora la domanda è, ma se di Andreotti hanno scoperto che era mafioso fino all'80, è definitivo, non si tocca più. Se di Dell'Utri si è scoperto che per 30 anni ha avuto rapporti con la mafia e questo risulta dalle prove, anche se lo dovessero assolvere, i rapporti con i mafiosi li aveva lo stesso perché ci sono le telefonate, i tabulati, le agende, le fotografie, i filmati, le testimonianze dirette e le cose che ha detto Dell'Utri, perché purtroppo per lui Dell'Utri ha parlato più volte nel processo e ogni volta che apriva bocca aumentavano gli anni che gli avrebbero dato di condanna perché ha ammesso un sacco di cose che avrebbe potuto negare proprio e si è difeso un po' male e quindi se stava zitto gli davano 5 o 6 anni, ecco, ha parlato, gli erano andati 9, quindi i rapporti sono provati, 30 anni, ecco, tutto questo è già stato scoperto, è già nel carniere, non si cancella più. La domanda è, ma che cosa hanno paura che scopra ancora di più grave Caselli se torna a occuparsi di mafia come super procuratore? Questa è la domanda che bisognerebbe farsi. Per rispondere bisogna andare a vedere fotogramma per fotogramma, possibilmente in ordine, perché sennò il film non si capisce, è quello che abbiamo tentato di fare in questo libro, mettere a fuoco i singoli fotogrammi. Andreotti non l'hanno assolto, reato commesso ma prescritto, Dell'Utri 9 anni, per questo, questo e questo. Tutto a fuoco, tutto in ordine, in sequenza. Allora si capisce tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 15 anni, perché ogni fatto messo nel suo contesto acquista la sua logica formidabile. Se uno li vede poi tutti insieme, alla fine la risposta che cosa hanno paura che trovi ancora, che cosa c'è ancora di più grave di quello che si è scoperto su Andreotti, su Dell'Utri e sugli altri, che temono che Caselli scopra, beh, a questa domanda la risposta c'è. E questa risposta rimonta a quello che è accaduto nel 92 e nel 93 quando improvvisamente Cosa Nostra decide di attaccare frontalmente lo Stato dopo la sentenza della Cassazione che a sorpresa il 30 gennaio del 92 ha condannato tutti i capi della mafia processati da Falcone e Borsellino nel maxi processo quando la mafia si aspettava, perché aveva avuto garanzie precise, che sarebbero stati ancora una volta tutti assolti. Bastò che non fosse Carnevale a presiedere quel collegio, ma fosse un altro, perché improvvisamente si rompesse la tradizione degli annullamenti delle condanne e venissero tutti definitivamente condannati. Avevano già la valigia in mano per uscire, gli hanno sbattuto le porte in faccia e li hanno buttati di nuovo dentro, alcuni per tutto il resto dei loro giorni, perché erano anche anziani. La reazione della mafia è rabbiosa, la conosciamo, uccidono per primo Salvo Lima, perché? Perché è quello che aveva garantito insieme ai cugini Salvo per conto di Andreotti che anche stavolta sarebbe finita a tarallucci e vino. Non ha saputo mantenere la promessa, perfetto, lo eliminiamo, ucciso a Mondello, 12 marzo 92. Settembre, ucciso Ignazio Salvo, uno dei due cugini, l'altro era già morto per conto suo, non c'è stato bisogno di eliminarlo, ci aveva pensato il cancro. Questo è quello che è accaduto, poi inizia l'attacco frontale allo Stato con Falcone e Borsellino in 57 giorni e poi si pianificano gli attentati del 93 che sono i più strani della storia di Cosa Nostra, perché Cosa Nostra esce dal territorio siciliano e va ad attaccare lo Stato
addirittura a viso aperto a Milano, a Firenze e a Roma, con attentati in posti che Riina non conosceva nemmeno. Ve lo vedete Riina che studia come obiettivo il padiglione di arte moderna e contemporanea di via Palestro a Milano, ma non lo sapeva neanche che esisteva il padiglione di arte moderna.